La terza edizione della Raffaello Gravel quest'anno si svolgerà il 16 giugno, la location è sempre la Fortezza Albornoz ad Urbino. Il 16 giugno avremo i classici due percorsi, uno corto e uno lungo. Il lungo è di 108 km con 2500 metri circa di dislivello, il corto è 68 km con 1900 di dislivello. Andremo quest'anno alla scoperta del Monte Pietralata e delle bellezze dell'Agula del Furlo. La novità quest'anno invece è la prima edizione della Raffaello Gravel Trail, questo evento per estremi, per ciclisti che si vogliono sfidare durante la giornata del sabato mattina, partenza alle 7 sempre dalla Fortezza Albornoz, con la possibilità di rientrare entro il giorno successivo alle ore 16, perché di fatto la manifestazione è lunga, 239 km con 6850 metri di dislivello, percorrendo un territorio interno fatto dai tre monti, dunque prima il Monte Nerone, poi il Petrano e poi dopo il Catria, tutto ovviamente su buona parte di strade sterrate. Il terzo anno Decathlon sarà partner di Raffaello Gravel, ormai siamo affezionati a questa manifestazione che l'abbiamo vista nascere dalla prima edizione, adesso si è allargata anche, siamo passati a due giorni, quindi siamo veramente contenti di poter supportare e partecipare alla crescita anche di questo sport, il Gravel che sta prendendo sempre più piede, ma soprattutto ha un taglio veramente, oltre che sportivo, anche culturale, paesaggistico, quindi sposiamo molto la filosofia di questo sport. E quest'anno c'è la novità del distretto bio delle Terme Marchigiane, che avrà l'espositore dei prodotti biologici sin dal sabato. Dunque diciamo che è una proposta fatta su un weekend alla scoperta del territorio, vivere in socialità, il benessere e nello sport, in una città bellissima che è Urbino.